voi non avete idea di quanto io abbia aspettato prima di poter fare questo video. Si parla tipo di un mese, due, e finalmente posso parlarvi del mio nuovo setup per il motovlog. Setup che non è definitivo, credo, è ancora in fase di sperimentazione, perché non ho mai provato una GoPro con l'adattatore e con il microfono. Ovviamente è la mia prima GoPro, quindi un po' di sperimentazione è richiesta. Quindi se l'audio è un po' buffo, è un po' distorto, tranquilli, questo video lo sto facendo anche per vedere un po' come funziona, come si sente, e sentire anche il vostro parere, cos'è che dovrei cercare di migliorare. Una cosa che forse dovrò migliorare è il volume d'ingresso, e non so bene come fare a risolvere, però le soluzioni a mia scelta dovrebbero essere diverse, perché potrei provare a comprare un microfono dedicato, potrei provare a nascondere il microfono in imbottitura, potrei provare altri tipi di microfoni. Insomma, il modo per migliorare c'è. Sentiamo com'è questo audio qui. Raffreddore. Vediamo un po' se ci faccio cominciare questo cazzo di discorso. Allora, vi spiego un pochino di cosine che si sono anche viste nel video. Qualcuna sì, qualcuna no. Una cosa che si è vista nel video è che ho messo del nastro telato bianco intorno all'adattatore. Questo per un motivo molto semplice. L'adattatore ha un rivestimento tipo gommato, è strano, penso sia per rendere impermeabile, comunque è gommatino, e a quanto ho capito non è un rivestimento che lavora molto bene con gli adesivi 3M, che poi è l'adesivo che della GoPro, è l'adesivo che ho usato per attaccare l'adattatore al casco, che sì, sono adesivi molto forti, ma se non attaccano bene, non attaccano bene. E quindi si è resa necessaria questa copertura di nastro telato, consigliata anche da Jason Twills. Infatti io l'ho scoperto da lui che questo adattatore è rivestito di una gomma che non collabora con gli adesivi 3M. Fortunatamente esiste il nastro telato bianco che fra l'altro è anche un po' lucido, che mi ha permesso un pochino di mimetizzare questo cosicchiolo nero scuro, grigio scuro, nero chiaro, rendendolo un pochino meno visibile, e mi ha aiutato anche a nascondere il filo del microfono che passa dall'esterno verso l'interno del casco. Infatti appena ho completato il setup sono andato alla mia ragazza, ho fatto vedere il casco e lei non si nota nemmeno, ed è esattamente quello che volevo tenere. Quindi registro ancora? Sì, credo, sì. Oh, ogni volta sembra di sì, ma non lo so mio sicuro. Potevano metterci un led più luminoso a questa GoPro. Sì, regista, si vede a malapena, ma regista, mi sono cacato addosso un attimino. Allora, dov'ero rimasto? Sì, che il setup è praticamente invisibile, perché è tutto bianco, lucido come il casco, il nastro telato, e quindi è ottimo lavoro di mimetizzazione. Credo di essere rimasto a quel punto del discorso, non lo so, spero di sì. Veniamo al microfono. Il microfono sto usando quello che ho usato anche, uso anche nei video fatti in casa, quelli che mi attacca la maglietta, che me ne attacca la maglietta il ricominciamo. Il microfono sto usando quello che uso per fare video in casa, ed è il microfono che mi attacca la maglietta, il microfono da bavero. Questo perché non voglio ancora comprare un microfono dedicato e spendere altri soldi senza prima sapere come se la cava questo. Ora, immagino che non sia perfetto, perché non è un microfono costosissimo. Ho sentito un pochino l'audio e è buono, ma non è perfetto, quindi so già che dovrò comprarlo, però voglio vedere un po' come muovermi prima. Comunque, il microfono è quello, e lo sto usando con una combo di gomma piuma e gatto morto, che sarebbe la pallina pelosa da mettere sopra il microfono, che serve per smorzare un po' il vento. Fortunatamente è venuta insieme al microfono stesso, quindi non ho dovuto comprare altra roba. Ora spero che stiano facendo un lavoro abbastanza decente, perché come sapete il casco è abbastanza aperto e c'entra abbastanza vento, e quindi spero che questa doppia copertura aprisca un pochino il volume e soprattutto il vento. Per il resto non c'è granché da dire, se non che se usate questo setup occhio alle impostazioni, perché ho fatto questo video per la seconda volta, perché la prima volta avevo tutto montato, tutto impostato, tutto, vado a fare il giro di prova e l'audio è venuto fuori così.
E non immaginate la mia tristezza quando ho scoperto a casa che l'audio che ho fatto di quel video e la seguente ora di registrazione era completamente da buttare, perché l'impostazione che avevo messo aumentava di 20 decibel il volume in ingresso. Quindi l'audio era completamente da buttare, proprio era sgradevole all'udito, come andavo sopra i 10 km orari. Spero vi sia piaciuta anche quell'intro un po' silenziosa, ma siccome l'idea originale era quella di montare il setup e provarlo subito, volevo perdere il minor tempo possibile a fare discorsi e montare e provare. Poi è successo ed è successo e sto facendo questo video in due parti, quindi a saperlo prima facevo la prima parte parlata e la seconda parte provata. Quindi questo video è un po' per provare l'audio, per sentire un po' come si sente il rumore della moto, del vento, della mia voce, insomma è un test. Ora ovviamente quando arriverò a casa proverò anche un po' con l'equalizzazione a migliorare, però voi ditemi cosa ne pensate e cos'è quella cosa su cui dovrei intervenire maggiormente, ecco. Io un'idea me la sono fatta, però se sento il parere di qualcuno esterno sicuramente sarà una cosa migliore. E visto che devo provare l'audio, ho detto mi vado a fare un giro, visto che i giorni freddissimi sono passati, c'è la neve dappertutto, state a casa mia praticamente, e mi sono fatto un po' di curvettine qui a Monte Scudaio, che non sono niente di che, però non voglio nemmeno esagerare, dato che sì, è un pochino più caldo, ma è sempre freddo, quindi non è proprio il caso di esagerare con le curve spinte, però voglio prendere anche un po' il ritmo, visto che la primavera è sempre più vicina e l'obiettivo di quest'anno è fare molte più curve dell'anno scorso. Dunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questo audio, di questo setup, anche se non so se si è visto granché, cioè non si è visto granché, però voi ditemi cosa ne pensate. E ci rivediamo al prossimo motovlog, signori, perché ora finalmente ho un sistema plug and play per fare i miei video. Se la dici che mi interrompo nei discorsi. Quindi per me ora è molto più facile fare motovlog, visto che con un pulsante sono pronto a registrare, mentre prima dovevo sincronizzare, registrare due parti diverse e poi fare, insomma, era una natura di palle. Ora è tutto un set, un kit pronto all'uso, quindi posso fare anche un motovlog al giorno volendo e pubblicarne una settimana. Quindi ci vediamo al prossimo video. Che bestia ho preso. Ci vediamo al prossimo video.